in questo momento scatta il fischio del signor Vogliacco Camarà. Al centro Marcheggiani, stop di petto, chiede il rigore Marcheggiani, viene fatto Marcheggiani che viene colpito dal numero 5, adesso c'è una discussione fra i due, stop Prisco all'indietro, tentativo di passaggio a Marcheggiani, buona questa azione da parte del Cassino, Brac per Tomassi, Carcione, e questo è il Carcione che a noi piace tanto, che tutti conoscono, e questa volta Tirelli lascia partire un diagonale preciso che costringe il portiere Tosolfas a deviare in calcio d'angolo, quindi primo calcio d'angolo a favore del Cassino, sulla bandierina Tirelli. Calcio in questo istante, cross al centro, poi Prisco di testa, palla che va oltre la traversa, Marcheggiani 3 contro 3, deve accelerare Marcheggiani in aria, tentativo di Tomassi, poi Marcheggiani ancora, si gira, cerca la conclusione, palla intercettata dal difensore rosso-blu, Tirelli, Lombardi, al centro per Prisco, di testa Prisco, impegna severamente Tosolfas, però la palla viene, non è potente il colpo di testa. Altra stupidaggine fatta dalla difesa rosso-blu. Prisco serve Tirelli, al centro Tirelli, e schiaffeggia la palla all'ultimo momento il bravo portiere Tosolfas su conclusione di Umberto Prisco. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, sta dando la disposizione l'arbitro, il signor Vogliacco della sezione di Bari. Intanto vi annunciamo che è stato sostituito Lombardi nelle file del Cassino. Marcheggiani, cross al centro a cercare Tirelli che devia di testa, ma la palla vola alta sulla traversa. Occasione per il, ci pensa il bravo portiere Palumbo a districarsi, salta l'avversario numero 18 e poi gol della Torres, gol della Torres, va in vantaggio la Torres. Tribelli scambia con Ricamato, tentativo di cross per Marcheggiani, ancora tira da lunga distanza capitan Carcione, palla che esce di poco dallo specchio della porta. Camarà pesca bene Ricamato che si appoggia a Tribelli, sovrapposizione di Tomassi, Tribelli insiste, poi riesce a crossare, ma libera un difensore, ancora Ricamato, buona la posizione di Marcheggiani, buona questa azione del Cassino, la Torres conduce per una rete a 0. Battuta la punizione a parte di Carcione di testa, Camarà, velo, ed eccolo Marcheggiani, conclude
un tiro insidioso, ma che il portiere Tosolfas para in due tempi. Supera tre avversari. Tribelli, no, un tentativo di conclusione dalla lunga distanza, poteva fare ancora qualche metro. Ed eccolo Prisco, buona possibilità, preferisce attendere l'arrivo del compagno. Tribelli in due tempi, para il portiere Tosolfas e la fine. Il Cassino perde la gara, la Torre si aggiudica i tre punti messi a disposizione da questa gara. Ancora una sconfitta per il Cassino. E francamente devo dire che ci sembra un attimino eccessivo la perdita della gara. Un pareggio sarebbe stato più giusto, ma il calcio è questo. Hanno saputo sfruttare un'occasione, sono andati in rete con il loro numero 9 Camilli al 12° del secondo tempo, e mentre i giocatori si scambiano i saluti, quindi la gara è terminata, la gara valevole per la 12° giornata del campionato di Serie D, girone G, è terminata 1-0 a favore della Torres. Vediamo i tanti tifosi accorsi anche oggi nella giornata settimanale, delusa, silenziosa. E con i giocatori del Cassino che mestamente stanno raggiungendo gli spogliatoi. Un Cassino che francamente, dopo la prestazione del Flaminio, non è che ci abbia soddisfatti al 100%, però onestamente devo dire che un pareggio sarebbe stato più giusto. Intanto i pochissimi tifosi della Torres festeggiano e invitano la squadra ad andarli a salutare, cosa che fanno, mentre i giocatori del Cassino vanno mestamente sotto la tribuna dai giocatori, dai tifosi del Cassino. E anche oggi è una brutta giornata per la squadra di Nicandro Rossi. Vediamo che discutono, vengono ripresi qui dai tifosi del Cassino che invitano ad essere più incisivi. Solita però c'è questa abitudine che poi a fine gara in tutti i campi i tifosi vogliono parlare e dire ad alta voce che cosa non gli è andata giù. Certamente una sconfitta facilita questi interventi. Siamo in compagnia con l'allenatore della Torres, Sanna. Sì. Allora mister, una vittoria che la verità se l'attendeva? No, la verità no, perché sapevamo di affrontare un'ottima squadra. In casa aveva fatto anche abbastanza bene, ma devo ringraziare i miei ragazzi perché hanno fatto molto bene, eravamo messi benissimo in campo, tutti hanno dato il 110%, quindi sono molto felice. E questa squadra che abbiamo visto oggi, come si spiega la posizione in classifica? Ma io sono arrivato 15 giorni fa, per cui non saprei. Devo essere sincero, da quando sono arrivato io, non perché sono arrivato da qua, i ragazzi hanno deciso di svoltare e quindi sono molto felice per loro, hanno tutte le qualità per poter stare più su in classifica assolutamente. Adesso le faccio una domanda a un tecnico, insomma, c'è stata un'involuzione da parte del Cassino sabato, abbiamo assistito alla partita con Flamino, una partita bellissima. L'ho vista. Sotto tutti i punti di l'ho vista. L'ho vista. E si può essere la metamorfosi a distanza di 4 giorni?
Probabile, è possibile che ci sia anche qualche ragazzo stanco, io questo non lo so, ho visto il casino e sapevo che avevano certe caratteristiche e abbiamo cercato di bloccare soprattutto gli attaccanti che sono molto forti, Tirelli che è molto bravo, però mi sembra che i miei ragazzi abbiano fatto molto bene, tatticamente eravamo messi benissimo, i ragazzi hanno risposto bene e in più abbiamo anche recuperato qualche giocatore infortunato. Per la nostra rosa è molto importante avere tutti. Una sconfitta che francamente non ci aspettavamo dopo la prestazione del Flaminia, una partita che ha entusiasmato tutti quanti, compreso me che restavo sul posto. Però nel calcio può succedere questo, un'involuzione diciamo in 4 giorni. Ma il fatto di giocare ogni 3 giorni ci dà queste difficoltà. Però chiaramente loro sono stati bravi perché si sono messi in campo in un modo che erano quasi tutti duelli a centrocampo, uno contro uno. Noi abbiamo fatto fatica a sviluppare il gioco, qualche occasione che abbiamo avuto non l'abbiamo sfruttata bene. Loro nel secondo tempo hanno fatto un paio di cambi importanti, quello che è entrato che ha fatto il numero su Camarà, pensavo che giocasse dall'inizio, adesso non ricordo come si chiama. È un giocatore, sì, Seruzzi, un giocatore molto importante, sì, molto importante. E alla fine abbiamo perso, forse il risultato di parità Era era quello meglio giusto, quello che ho detto io. però c'è l'amarezza di non aver sfruttato di nuovo questo fattore campo. L'anno scorso questo era un campo dove ci hanno lasciato le penne tutti, quest'anno facciamo fatica a fare i punti. È un peccato. Perché potevamo e dovevamo dare continuità alla partita di domenica scorsa. E, pazienza, Così non è stato. così non è stato e c'è un grande rammarico da parte nostra. Vabbè, insomma, per il campionato che deve fare il Cassino, onestamente, devo dire che niente di grave è successo. No, Ci saranno niente, altre però occasioni. quando perdi Eh fa certo, sempre è il male. Cassino. Io capisco anche l'amarezza da parte dei tifosi che vogliono vedere la squadra vincere come è giusto che sia, però purtroppo c'è anche un avversario, il calcio non è una scienza esatta e purtroppo fa male a tutti questa sconfitta, a me per primo e mi dispiace per il presidente, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per i tifosi, mi dispiace per tutto l'ambiente. Certo.